Nel video in cui provo il gaming booster di Level Up mi avete chiesto in molti di provare altri prodotti di altri marchi, quindi in questo video andremo a provare gli energy drink gaming booster di Gamer Soups. Mi raccomando, seguitemi per tutto il video. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo super nuovo video, io sono Frank e bentornati sul mio canale. Visto che il video in cui vi parlo di Level Up, faccio i test eccetera eccetera, il link tipo ve lo lascio qui in alto, vi è piaciuto molto, ha riscosso un certo successo e molti di voi mi hanno chiesto di provare altre tipologie di gaming booster. Quindi ragazzi, sono andato sul sito di Gamer Soups e ho fatto l'ordine per tre tester di tre gusti ovviamente diversi. Personalmente non impazzisco, non vado molto appresso a questi gaming booster, anche perché non ne faccio utilizzo, li compro esclusivamente per portarvi una recensione, ma comunque girovagando in rete ho trovato questa azienda, un'azienda americana che fra l'altro è anche molto molto famosa e produce questi gaming booster, questi drink energetici proprio fatti per i gamer. Quindi non mi sono perso in chiacchiere e subito ho fatto questo acquisto. Fortunatamente oggi non c'è nulla da unboxare, anche perché mi sono arrivati semplicemente in una busta tre bustine e diciamo due locandine di Gamer Soups, dove abbiamo le istruzioni, abbiamo i valori nutrizionali ed energetici. Come potete leggere, non ha calorie, non ha carboidrati, non ha zucchero eccetera eccetera, quindi sembra anche un prodotto di buona qualità. Sul sito ci sono davvero una miriade di gusti, ma io ho preso uno che si chiama Dragon Fruit Punch, quest'altro Citrus Lemonade e infine abbiamo il Blue Raz. In ognuna di questa bustina ci sono due porzioni di prodotto, quindi così in totale io potrei utilizzare 6 porzioni. Allora, questo qui giallo, come avete detto, dovrebbe essere al limone. Invece Dragon Fruit Punch non so che gusto sia, anche perché sul sito non specifica che gusto sia. E Blue Raz dovrebbe essere tipo al lamponi, frutti del bosco e qualcosa del genere, credo. Come già tutti sappiamo, questi gaming booster servono, diciamo, ad affinare i tempi di risposta e di reazione, quindi qualcosa nel game lo fanno. Ovviamente dovrebbero aumentare, oltre a questi tempi di risposta, dovrebbero anche aumentare un po' la nostra energia, ci dovrebbero riuscire a far stare attaccati al monitor ore e ore senza mai, diciamo tra virgolette, stancarci. E fra l'altro ragazzi, questo gaming booster ha anche 6 vitamine fra le più importanti e dei minerali, e poi ha dei componenti per avere un'idratazione ottimale, quindi anche duratura durante la giornata. Ha una caffeina biologica per, diciamo, aumentare questa sensazione di resistenza e di energia. Se acquistate il barattolo grande, più o meno un po' più grande di questo qua, che ha 100 porzioni, all'incirca costa $36, quindi una media di 35 centesimi a porzione, quindi anche molto molto economico rispetto, che ne so, una lattina di Red Bull che andiamo a pagare circa un euro. 35 centesimi, cioè ragazzi, ci sta, è anche giusto, anzi anche più economico rispetto al suo rivale Level Up. Un'altra cosa ottima è che non ha calorie, non ha zuccheri, non ha cose che ci fanno riempire, quindi fra virgolette è una bevanda anche molto salutare. Ovviamente si consiglia di non prendere più di una porzione al giorno, perché comunque ragazzi, a lungo andare, a mio parere, secondo me, possono fare del male. È come se uno si riempie di Red Bull, si beve 3-4 Red Bull al giorno, e comunque cioè, secondo me ragazzi, dopo uscite pazzi di testa. Però questo è anche un mio ragionamento, forse anche un po' all'antica. Mi sono munito di questa borraccia di Level Up, sì, perché non l'ho acquistata quella di Gamer Soups, perché una mi basta e avanza. L'andrò a riempire con l'acqua naturale e aggiungerò metà di questa porzione. La voglio assaggiare a limonata. Poi ragazzi, c'è anche a chi piace più prodotto meno acqua, o viceversa, quindi più acqua e meno prodotto. Io personalmente sono una di quelle persone che preferisce più acqua e meno prodotto. Andiamo a riempire la nostra tanichetta e apriamo la nostra bustina. L'odore non mi piace, è proprio molto sintetico, eh. C'è da dire che a me il limone piace. Ho riempito con mezza bustina e adesso ovviamente non c'è da fare altro che mescolare il tutto. Ok, andiamo a stringere con forza e iniziamo a mescolare.
Ed eccola qui, è diventata quasi un bianco. Allora ragazzi, l'odore è diventato molto molto migliore. Appena aperto la bustina mi ha invaso il naso di quella puzza brutta. Invece mo sembra praticamente una normalissima limonata. Io andrei a farmi questo sorsetto. È da mettere subito in chiaro che mi piace un sacco, mi piace molto di più rispetto alla Level Up, anche perché probabilmente sarà il gusto. Questa è limonata, è un gusto normale, invece Level Up quando l'ho assaggiata era un gusto un po' particolare. Però ragazzi, questo è molto molto più leggero come sapore e molto meno invasivo. Al finale è una normalissima limonata, non sa affatto di chimico, ma anzi sa di una qualsiasi tipo di bevanda, come posso dirvi, anche la Gatorade. È molto buona. E devo ammettere che si fa bere da sola. Apro una piccola parentesi che il video non è sponsorizzato, non mi hanno regalato i prodotti ma li ho acquistati. Tra l'altro sul sito i tester pack sono gratuiti, si paga solo la spedizione, tipo 6-7 euro, e dopo un paio di settimane vi arrivano, quindi tutti voi potete assaggiarli. Beh, devo essere sincero, come prime impressioni, perché comunque è la prima volta che la bevo, sono rimasto molto molto contento. Forse anche perché rispetto al primo gaming booster che io abbia mai assaggiato, sicuramente sono meno scettico, perché l'idea comunque di prendere queste cose che ti aumentano energia eccetera eccetera a una persona che comunque non fa uso di Red Bull o di cose energetiche, comunque forse il pensiero può leggermente turbare. Ma devo essere sincero, questa bevanda mi piace davvero tanto. Già inizio a sentire questa botta di leggera ma leggerissima carica, che comunque è come se stessi bevendo Red Bull, comunque più o meno l'effetto è immediato. E lo testerò stasera che dovrò editare questo video, farò notte e vediamo se mi riuscirà a tenere sveglio e attaccato allo schermo. Io credo che sia un prodotto molto valido, il costo ripeto è basso perché $36 100 porzioni, ripeto che siano una 30 centesimi circa a porzione, quindi ragazzi se fate una porzione al giorno vi dura 100 giorni, quindi me ne comprate 3 e state a posto per un anno. Quindi io credo che probabilmente questo è un ottimo prodotto. Ve lo consiglio? Sì, ve lo consiglio. Credo che sia un prodotto di buona qualità, comunque viene sponsorizzato da tanti tantissimi youtuber eccetera eccetera. E quindi ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, magari iscrivetevi al canale, lasciate un commento e al prossimo video. Ciao!